Ben ritrovati a tutti e a tutti a questo nuovo video nel quale vi voglio parlare di multimedialità nel terminale. Ebbene sì, dopo tutti i video che ho fatto finora su programmi alternativi che funzionano solo nel terminale, quindi senza tutta l'infrastruttura grafica, non potevo lasciarvi senza la multimedialità. Anche se come titolo è un po' pretenzioso, diciamolo subito. Però, come vedremo fra un attimo, qualcosina si può fare anche nel terminale. Questi due strane sigle, strani nomi davanti sono i due programmi di cui andremo a parlare fra poco, che ci permettono appunto di avere una certa multimedialità anche persino nel nostro terminale. Dunque, Axine e KKView. Ecco, KKView non è che suoni benissimo in italiano, però vabbè, è il nome che è stato dato al programma, non ci posso fare niente, è quello. Allora, si avvicinano le feste, siamo al 16 dicembre, manca poco al Natale e a tutto ciò che segue, quindi ho deciso di registrare e di presentarvi questo, come dire, quest'ultimo video dell'anno prima di tutto l'ambaradanga le feste, poi ricominciare con l'anno nuovo. E non c'è niente di meglio di un po' di colori, appunto, di suoni, di multimedialità. Appunto. Anche se, come ho già accennato, nella breve introduzione, parlare di vera multimedialità, nel terminale con la qualità grafica raggiunta ai giorni nostri dalle varie schede video, dagli schermi super densi di pixel, insomma, ad alta definizione, è un po', ecco, un po' pretenzioso, dicevo, ecco, non è proprio il massimo della vita, come potrete immaginare, visto che nel terminale appunto non esiste una vera grafica, ma è un'interfaccia a caratteri. Però qualcosa appunto si può fare e lo stimolo, diciamo, per creare questo video, mi è venuto in parte appunto perché siamo in un'atmosfera un po' così di festa, un po' più rilassata, e quindi perché no? E anche vedendo, diciamo, gli risultati che si possono ottenere con questi due programmi, mi sono tornati in mente dei ricordi antichi, informaticamente parlando, veramente ricordi di un'altra era, nella quale avevo iniziato a guardare dei primi video con i primi PC a schermi monocromatici proprio con lo stesso principio usato per esempio da Axine. Quindi proprio, ripeto, chi di voi è più giovane di me non sa nemmeno di cosa sto parlando. Chi è più o meno alla mia età o magari anche più antico di me saprà che appunto i primi PC non avevano, ma proprio i primi, non avevano un'interfaccia grafica vera e propria, avevano un'interfaccia a caratteri. Che fosse il DOS di turno o già il Linux di turno, non se ne parlava di desktop grafici. E però, ecco, iniziavano già a diffondersi e ad essere disponibili alcuni, chiamiamoli pure video, immagini e video, malgrado appunto l'interfaccia a caratteri. Come si faceva a vedere queste cose? Appunto, in sostanza, invece dei pixel si devono usare per forza di cose i caratteri. Quindi, come vedete qui in alto a sinistra, qui nel terminale, vedete questo rettangolo bianco che è il cursore, il prompt del terminale. Ecco, un carattere occupa questo spazio. Quindi rendetevi conto, rispetto a uno schermo con i pixel ad alta definizione, ma anche non ad alta definizione, nel quale non si riesce a distinguere ad occhio nudo un pixel dall'altro, figuratevi a passare a un pixelone grande come questo rettangolino bianco. Ecco, questo è quello che si otteneva a suo tempo, nel Mesozoico dell'informatica, e quello che si riesce ad ottenere ancora oggi grazie a questi due programmi. In sostanza, ogni rettangolo di queste dimensioni, quindi uno spazio di un carattere, è tradotto il pixel disponibile in un'interfaccia caratteri. Quindi è quello che fanno questi due programmi, KKView e Axine, praticamente traducono, per così dire, le fotografie o
immagini in movimento da sorgenti a pixel, adatte a una scheda grafica, a sorgenti in carattere ASCII praticamente. Ecco. E appunto lo stesso principio viene usato per entrambi i programmi, laddove Axin permette di visualizzare delle immagini in movimento, quindi dei video, KKView permette di visualizzare delle immagini statiche, quindi delle foto, fotografie o immagini, ecco. Quindi, fatta questa doverosa premessa per capire cosa intendo con multimedialità, non sapevo come altro chiamarla, comunque è tutto sommato comunque una multimedialità anche se a livello di terminale, fatta questa premessa, andiamo a spiegare come sempre, se volete riprodurre gli effetti che vedrete fra un attimo, cosa dovete fare. Quindi bisogna installare qualcosina, ovvero aprite il vostro Ubuntu Software Center e cercate KKView e poi installate il pacchetto kkrighetta trattino utils rispettivamente a Axine, cercate Axine in Ubuntu Software Center e poi installate Xine, il pacchetto chiamato Xine Console. Oppure, se vi piace usare il terminale o se a furia di guardare i video sul mio canale avete acquisito una certa confidenza con il terminale, anche un certo piacere nell'usarlo, potete in alternativa Ubuntu Software Center usare questi comandi per installare i due pacchetti di cui ho appena parlato. Quindi copia e incolla nel vostro terminale di questi due comandi, sudo apt-get install xine console rispettivamente sudo apt-get install kkutils. Una volta terminate le procedure di installazione, siete pronti per la multimedialità a livello di terminale di interfaccia caratteri. Scaletta brevissima, per questo video pre-festivo, e passiamo subito alla pratica, quindi c'è poco da spiegare oltre a quello che ho già detto, e vediamo l'effetto di questi due programmi. Il primo è quello, proprio quello che ci permette di mostrare dei video nel terminale, quindi passiamo subito al primo esempio. Io nella mia macchina virtuale, qua dietro, mi sono preparato questo video. È un vecchio video pubblicità Ubuntu, fra virgolette, è un vecchio video così dimostrativo e che presenta alcuni aspetti di Ubuntu di non so neanche quanti anni fa, questo video, comunque l'avevo lì nei miei archivi e visto che è anche breve, mi sembra che duri un minutino poco più, che poi era importante anche trovare un video breve perché non posso mettere un vero film hollywoodiano, è 1 minuto e 52, ecco, leggermente meno di 2 minuti, insomma, avevo un video breve a disposizione e ho adottato questo. Quindi questo video l'ho già aperto in Totem o in video, mi sembra che si chiami adesso, insomma, il lettore multimediale normale, corrente di Ubuntu, eccolo qua, vedete pubblicità ubuntu.flv, è già qui pronto, aperto come lo guarderemmo normalmente. E poi ho aperto anche il terminale per aprirlo con Axine grazie a questo comando. Cosa fa questo comando? Appunto, richiama Axine che abbiamo appena installato. Meno A è l'opzione per dire quale canale audio usare, pulse audio perché è quello, diciamo, standard di Ubuntu in questo periodo storico, ecco. E poi il percorso del file da riprodurre. Quindi cosa andiamo a fare? Io copio e incollo questo comando e lo metto nel terminale della mia macchina virtuale e lo faccio partire. Quindi cos'è il mio scopo? Sempre ammesso che ci riesca. Prima di tutto nascondo la scaletta perché ci disturba la visuale. Allora, qui in basso a destra ho il visualizzatore di video normale. Diciamo così, e qui in alto a sinistra ho il mio terminale che farà partire la finestrella di Axine. Vorrei mostrarvi più o meno in parallelo, sempre che ci riesca, sempre che il mio PC con la macchina virtuale riesca a fare tutto ciò intanto che sto registrando il video, vediamo cosa succede. Voglio mostrare il più possibile sincronizzati il video originale, così vedete cosa dovreste vedere nel terminale, rispettivamente come riesce Axine a riprodurre lo stesso video con
con l'interfaccia caratteri. Ecco, quindi iniziamo a fare enter qui nel terminale e voilà. Adesso metto in pausa, avete sentito che è già partito anche il suono. Qui indovinate la scritta Ubuntu perché il video parte appunto pubblicizzando Ubuntu, parte col logo di Ubuntu e la scritta Ubuntu, lo vedete qui e vedete che Axine apre una finestra sua, con lo spazio posso mettere in pausa rispettivamente, mandare avanti il video con lo spazio, la barra spaziatrice. E niente, qui vedete che diciamo che l'immagine del video è tradotta in caratteri ASCII. Qui non so se sono delle Q come sfondo bianco, qui vedete lo sfondo bianco, e poi la scritta più scura. I video non prevedono i colori, quindi sono sempre riprodotti in bianco e nero, diciamo così. Adesso facciamo partire, o meglio, mandiamo avanti un attimino il video qua. Vediamo un po' se ci riesco. Ecco, vedete la scritta qui, Ubuntu, è questa che sta per apparire qui dopo pochi secondi, neanche un secondo di riproduzione. Ecco, così, più o meno dopo un secondo di riproduzione sono a pari. Ecco, quindi sulla destra avete, chiamiamo così, l'originale, sulla sinistra quello tradotto in interfaccia caratteri. Ecco. Come per tutti i video nei quali parlo di alternative al terminale, tenete conto che usaste veramente l'interfaccia caratteri, non nemmeno un terminale nell'ambito del desktop grafico come sto facendo adesso, ma veramente una console, un terminale puro, senza nessun infrastruttura grafica caricata, vedreste la stessa cosa, quindi riuscite a vedere stilizzato, diciamo così, un video. Forse un consiglio per una migliore visualizzazione è allontanarsi dal video. Ecco, se voi state guardando questo video che sto registrando adesso, mettetelo a schermo pieno, anche se io non metterò a schermo pieno questa finestra per poterla lasciare affiancata a quell'altra, ma dovreste fare voi la stessa prova, installare Axine, vedervi un video, il consiglio è metterlo a pieno schermo e allontanarvi il più possibile dallo schermo, perché l'occhio poi più andate distanti, più confonde, non vedrà i caratteri singoli, come se state vicino al video, ma tenderà a confondere, ad essere un po' più, tra virgolette, nitida la visualizzazione da distante. Questo era solo un consiglio di visualizzazione, perché ovviamente più state vicini, più vedete i singoli caratteri. È un po' lo stesso trucco, diciamo, dei pixel. Ecco, anche i pixel non li riconosciamo a occhio nudo, in realtà ci sono i puntini. Qui sono puntini un po' più grossi a livello di caratteri. Allora, facciamo partire quello di sinistra e poi subito cercherò di far partire subito per essere più o meno sincronizzati i due video. E quindi barra spaziatrice. E qua avanti, più o meno, è leggermente in anticipo quello di sinistra, ma pazienza. Vedete cosa succede? Qui magari posso spegnere il video di qua, così ce n'è uno solo, l'audio volevo dire. Ecco, vedete che naturalmente non ci si può aspettare una qualità, chissà che qualità, ecco. Però fa il suo effetto. Siccome dura meno di 2 minuti, lo lasciamo andare. Se siete stufi, naturalmente potete fare un salto avanti in questo video, ovviamente.
Ok, avete visto naturalmente che, come dire, ci sono delle parti di video stilizzate meglio, altre parti come le scritte, che ovviamente sono praticamente illeggibili. Inevitabilmente l'interfaccia carattere ha i suoi limiti, come avete potuto vedere. Magari ingrandendo di più la finestra, avendo più spazio di piazzare i caratteri, sarebbe anche risultato migliore. Migliore la riproduzione di questo video, però questione didattica di questo video ho dovuto affiancarle in due finestrelle un po' piccole. Ecco, però avete visto insomma i pregi e i difetti di questa multimedialità nel terminale. Comunque il suono veniva da Axine e l'immagine veniva da Axine, quindi è a tutti gli effetti una multimedialità limitata finché volete, però non possiamo esimerci da chiamarla così. Ecco. Il secondo programma, dove è finita la mia scaletta, il secondo programma è appunto KKView, che permette di visualizzare delle immagini. È un visualizzatore di immagini come quello standard che c'è installato in Ubuntu o come Shotwell, eccetera, eccetera. Ecco, insomma, permette di visualizzare le immagini. In questo caso, quindi, mi posiziono nella cartella immagini. Oppure faccio KKView immagini, perché no? Vediamo un po' come c'è scritto lì. KKView. No, sono nella cartella scrivania, quindi meglio che torno nella home. Quindi KKView, vediamo un po'. Immagini. Asterisco, così prende tutte le immagini che ho nella cartella. Dunque, nella macchina virtuale, ecco il video. L'abbiamo visto, quindi le immagini, ho messo queste 5 immagini. Anche qui vedrete che a seconda del tipo di immagine c'è quella meglio stilizzabile con i caratteri e quella un po' meno, ecco, decisamente meno. Proviamo a vedere cosa succede. Ecco, vedete qui le anteprime, vedete le anteprime di queste immagini che non so se magari aumenta ingrandimento. Ecco, magari così si vede ancora meglio l'anteprima, quindi un pappagallo giallo con sfondo chiaro, un pappagallo rosso, un po' di cubi colorati, un paesaggio e uno screenshot di il mio sfondo del vecchio Ubuntu 12.04, un po' più tutto su uniforme sul marrone con un po' di marrone chiaro. Ecco, vediamo come si comporta KKView, quindi facciamo Enter. E si apre appunto KKView. Ancora una volta tolgo dai piedi la scaletta, così abbiamo un po' più di posto. Allora, la prima immagine, vediamo un po', è quella del pappagallo giallo. Vedete qui l'originale. E qui è quello stilizzato. Ecco, sopra la finestra, qui ci sono i tasti da premere per fare determinate operazioni. Ecco, qui c'è il tasto, mi sembra più. Ecco, se clicco con il mouse, vedete che passo tutte. Se clicco con il mouse all'interno della finestra, è perché sto lavorando tutto comunque in un ambito con un desktop grafico, allora cliccando con il mouse passa da un'immagine all'altra. In realtà, lavoraste in una vera interfaccia a caratteri, il mouse non avrebbe nessun influsso, quindi lo lascio un attimo da parte e vediamo che, per esempio, c'è, beh, comunque devo indicarlo qua, il più e il meno per zoomare, mi sembra. Vediamo un po', però. Clicco più, no, qual è? Ah, ecco il più sopra l'1. Ecco, vedete che posso zoomare l'immagine. Poi qui per muoversi, un po' come l'editor Vim, c'è l'H, il lungo, KL per muoversi quando l'immagine è zoomata. Quindi vediamo un po', H si muove l'immagine verso destra, la L verso sinistra, l'I lungo verso il basso e la K verso l'alto. Quindi vedete che possiamo applicare uno zoom all'immagine e possiamo anche muoverci nell'immagine zoomata. Quindi la prima è il pappagallo giallo e più o meno, adesso vediamo un po' se è la X. Ecco, la X annulla lo zoom, come c'è scritto qui, più o meno
più e meno per zoomare avanti e indietro, la X per tornare allo zoom originale, il meno, non lo so se il meno, se il meno rimpicciolisce addirittura l'immagine e la X fa tornare alla normalità. Ok, poi vabbè, effetti gamma sui colori lasciamo stare, anti-aliasing, il resto lasciamo stare. C'è anche un punto di domanda per l'aiuto. Comunque non è importante, questo potete indagare per conto vostro le varie funzionalità. Volevo solo mostrarvi che si può influire sulla visualizzazione dell'immagine in quanto tale, la quale appunto vedete il pappagallo più o meno. Se usate lo stesso trucco di distanziarvi dal video e magari metterlo a pieno schermo, tipo così, si riconosce che è un pappagallo, lo si vede. Come faccio a passare la foto precedente? Non mi ricordo, nessuna idea. Come si fa? Non so quale tasto sia quello per passare da una foto all'altra, mi sfugge. Ah, eccolo qua, c'è scritto qui NP. NP, proprio come Vim, Next P. Eccoci qua, siamo tornati alla prima immagine, scusate, basta leggere in cima. Quindi il pappagallo si riconosce, andiamo alla seconda immagine, quindi Next, N per Next, e questo qui è il pappagallo colorato di rosso, lo vedete? Più o meno lo si distingue ancora. Andiamo avanti. I cubi colorati, beh, senza avere l'originale sott'occhio, bah, non lo so. Forse con un po' di fantasia si possono distinguere dei lati, bah. Comunque è già un po' più difficile, eh? E vedete comunque i caratteri ASCII con i quali viene tradotto l'immagine. Qui ci sono anche i colori in più, al contrario dei video che sono tutti in bianco e nero. Prossima immagine, ecco, questo è il paesaggio qui, il laghetto, vedete ci sono prati, qualche pianta, il laghetto con le piante che si riflettono nel lago qua, e qui diciamo che non si capisce niente. Senza avere l'originale non indovinereste mai che questa è l'immagine di un paesaggio con un laghetto, diciamoci pure la verità. Il prossimo, oddio, c'è stilizzato qui qualcosa, è tutto uniforme il colore, non è una grande immagine, è già quella originale, però vabbè, forse un po' meglio. La peggiore secondo me è proprio questa del laghetto, dove onestamente è difficilissimo distinguere, neanche ingrandendola, credo, neanche, ops, neanche ingrandendola più di tanto, francamente. Vedendola così, chi è che direbbe che l'immagine di un laghetto? Nessuno, eh? Ecco, comunque, voilà, vi ho mostrato anche, diciamo così, la parte multimediale di immagini statiche, non solo quelle in movimento. Comunque, finita la scaletta, i soliti riferimenti in rete, vi lascio sempre i riferimenti in rete per questi due progetti particolari. Avete visto la multimedialità nel terminale, quindi con tutti, veramente tutti i suoi limiti, ma è comunque possibile, ottenere qualcosa anche solo con l'interfaccia caratteri. Ecco, con questo ho concluso questa breve dimostrazione multimediale. Da terminale, vi saluto, vi auguro comunque buone feste, visto che questo, come ho detto all'inizio, è l'ultimo video prima, dell'anno prossimo, con tutto il periodo festivo di mezzo, nel quale non rilascerò nulla. Quindi ancora buone feste a tutti voi e ai vostri familiari e ci sentiamo alla prossima occasione. Ciao ciao!